È giunto il momento di tirare le somme su come è andata questa settimana e su qualche news riguardante Yo-Kai Watch. Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea91 in questo video. News, approfondimenti su come è andato il mio canale, non lo so. Qualcosa diventerà, anche perché mi sono messo una giacca che non metto da 10 anni, quindi insomma vorrei che a qualcosa servisse. Iniziamo intanto partendo da come è andato Yo-Kai Watch 3 Sushi sul canale, insieme anche a Yo-Kai Watch Nuzlocke, ovvero il primo Yo-Kai Watch, ma in Nuzlocke. Devo dire che Yo-Kai Watch 3 Sushi sta andando molto meglio di quello che mi aspettassi, perché comunque sia è in giapponese. E quando un prodotto è in una lingua differente dalla nostra, è un po' più difficile che venga seguito. Mentre per quanto riguarda Yo-Kai Watch, ho solo 3 episodi caricati per il momento, ma sta andando anche lui abbastanza bene, anzi, ho avuto un riscontro molto più positivo di quello che mi aspettavo. Quindi tutto sommato sta andando bene il canale. Ad ogni modo, caricherò anche altri videogiochi, ne ho alcuni da finire, ne ho 2 da finire, tipo Pokémon Ultra Sole che devo far uscire proprio a raffica, anche perché sta uscendo Dragon Ball. Mentre per quanto riguarda le news su Yo-Kai Watch a livello europeo e anche americano, perché escono in contemporanea, per quanto riguarda Yo-Kai Watch Busters c'è un piccolo problemino. Se qualche giorno fa il sito europeo sul trademarking aveva pubblicato sul trademark della Level 5 Yo-Kai Watch Busters registrato in Europa, è stato ritirato. Era stato confermato Busters nel 2016 in Europa, perché è il sito europeo, quindi è ovvio che ci sono marchi registrati solo in Europa. Ci sono altri 3 marchi di Yo-Kai Watch, ma sono cose più frivole, tipo app di Yo-Kai Watch, però ufficiali della Level 5, ufficialmente riconosciute. Quindi, se prima c'era Busters registrato nel 2016, perché adesso non c'è più? Sono andato a controllare poco fa e l'hanno tolto. Sono andato sul sito di Level 5 America, ma non c'è stata nessuna notizia. Level 5 Giappone, solo roba per loro, e quindi ho fatto un po' di ricerche approfondite. Come un utente mi ha fatto notare, Giuseppe Calogero mi sembra, non vorrei sbagliare il nome, mi ha detto che guarda che Yo-Kai Watch 3 e Yo-Kai Watch Busters dovranno comunque uscire su 3DS perché sono giochi fatti apposta per 3DS. Ok, questo è vero, però ho pensato, si vocifera e sono solo rumors, quindi non veri, però non si sa mai, potrebbe esserci un leak all'improvviso. Inazuma Eleven Go Galaxy potrebbe uscire su Switch completamente rimodellato. Chi ha giocato a Inazuma Eleven Go Galaxy sa che questa cosa è possibile, è fattibilissima. Level 5 sta lavorando già a un nuovo Inazuma Eleven, Inazuma Eleven Ares, quindi tutto è possibile. Però come implementare questa cosa in Yo-Kai Watch? Mettiamo caso che esce un leak Yo-Kai Watch implementato per la Switch. Ok, come funziona? Avremo uno schermo della TV, andrebbe quasi bene per giocare, perché comunque sia dovremmo renderizzare su schermo la griglia di combattimento di Yo-Kai Watch 3, che in questo momento è nello schermo inferiore, e vedere comunque sia quello che c'è nello schermo superiore. Quindi ho fatto ulteriori ricerche e mi hanno portato a una cosa che già era trapelata da un po' di tempo. Su Yo-Kai Watch Wibble Wobble stanno uscendo in Italia, oltre che in America, Yo-Kai di Yo-Kai Watch 3 Sushi e Tempura, e anche i Sukiyaki. Quindi se già hanno localizzato i nomi in italiano e in inglese e anche in tutte le altre lingue della nazione europea, quanto manca perché veramente ci sia l'uscita di Yo-Kai Watch 3 Sushi Tempura e anche i Sukiyaki? Mancherebbe davvero poco, a quanto pare. Dovrebbero uscire appunto quest'anno, a metà di quest'anno, la fine dell'anno, perché se ricordate gli Yo-Kai di Yo-Kai Watch 2 sono stati implementati 4 mesi prima dell'uscita di Yo-Kai Watch 2 su Wibble Wobble.
Quindi l'Unione Europea si è davvero vicina all'uscita di Yo-Kai Watch 3, ma non di Busters? Questa cosa è un po' strana perché successe con Pokémon nel 2006. Tra il 2005 e il 2007 non ci fu nessun gioco di Pokémon, ovvero nel 2006 non ci fu niente. 2005 Smeraldo, 2006 Nulla, 2007 Diamante e Perla. Quindi cosa è successo in questo anno? Nessun gioco di Pokémon della serie principale, ma Pokémon Ranger, uno spin-off abbastanza carino e poi un gioco della serie principale. Quindi perché Nintendo dovrebbe comunque sia non pubblicare un gioco che venderebbe centinaia di migliaia di copie? Sarebbe una mossa di marketing molto stupida, perché poi ricordo che quest'anno il 3DS finisce il ciclo vitale. A dicembre, caput 3DS, bye bye. Finirà con The Legend of Zelda, probabilmente, dato che c'è comunque sia una news riguardante uno Zelda in lavoro per il 3DS, super pompato e tutto quanto il resto, ma io voglio Yo-Kai Watch 3, sinceramente. Voglio Busters, voglio tutto quello che c'è rimasto su Yo-Kai Watch. Quindi, nonostante la Level 5 non abbia pubblicato nulla e sia stato ritirato il trademark di Yo-Kai Watch Busters, è possibile che siamo davvero vicini a Yo-Kai Watch 3? Beh, che dire, io spero davvero che a più presto ci siano news riguardanti Yo-Kai Watch 3 o Yo-Kai Watch Busters. Chi esca prima non ha importanza, l'importante è che escono. Quindi io direi che questo primo video, news, video, quello che vi pare, finisce qui. Quando ci saranno nuove news riguardanti il mondo di Yo-Kai Watch, ve le farò sapere. Come finisco il video? Non so, non ho una frase di chiusura a parte la solita, però questo è un video diverso. Ciao.